Prontamente, queridos amigos, hermanos míos, prales, prala, pralis, sé que estáis pasando un mal momento, que el desastre de Nápoles está amenazando a los gitanos de Roma, a los gitanos de muchos lugares de esta tierra y también a los gitanos de España, y también a los gitanos de Chequia, y también a los gitanos de todos los lugares del mundo. Porque parece que el racismo surge como una enfermedad contagiosa. El racismo es una enfermedad que hay que combatir con todas nuestras fuerzas. Por eso, un día como hoy es un día importantísimo para todos nosotros. El día del orgullo de ser gitanos. Llevemos nuestra mirada levantada, sin ocultarla nunca delante de nadie, sin miedo a nadie, sin miedo a la política, sin miedo a la policía, sin miedo a los racistas, porque por encima de todo, unidos como gitanos, tened la seguridad de que venceremos. ¡Suerte! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande evento, devo dire, per i Rom e Sinti italiani e a livello internazionale. La prima volta che siamo riusciti finalmente a sfondare il margine, no? Quel cordone ombelicale che ci hanno creato in tanti secoli, ma soprattutto negli ultimi 40 anni. Soprattutto quelle organizzazioni che si sono arrogate il diritto di rappresentare la nostra gente e di decidere del nostro futuro. È un grande evento questo, che deve passare alla storia. Non abbiamo voluto, come dire, dargli eccessivamente un carattere politico, perché i diritti umani non possono appartenere a un partito politico più che all'altro. Noi vogliamo che i diritti umani vengano riconosciuti a Roma e vogliamo soprattutto che i campi nomadi, forma di segregazione razziale, è l'emblema stessa della discriminazione, vengono superati, vengono smantellati e garantite anche ai Rom l'opportunità di vivere come gli altri, di integrarsi positivamente nella società italiana, perché noi siamo anche italiani e siamo orgogliosi di esserlo. Basta mistificazioni, basta all'informazione razzista e mistificatoria, basta a tutti coloro i quali hanno cavalcato il facile cavallo del capo espiatorio. Basta andare contro i Rom. Molti dicono che i Rom costano lo Stato italiano, nulla di più falso, perché esistono fondi europei per l'integrazione dei Rom, ok? E invece i soldi che dovrebbero essere destinati all'integrazione dei Rom vanno ad altri soggetti, non ai Rom e Sinti, di cui non traggono beneficio in nessun modo. Noi dobbiamo dire basta a tutto questo, a questo andazzo. Basta ai capò, basta ai falsi profeti dei Rom, basta a quei gagè che sono oggi si sono dissociati in qualche modo, e per fortuna, perché noi non l'avremmo voluto qui con noi, quelle persone che sono responsabili della situazione dei Rom e Sinti in Italia. Io non voglio essere un politico, non voglio diventarlo, né tantomeno un operatore sociale, però è importante, dopo aver visto i bambini Rom e le Romia scappare sotto le Molotov, senza che l'indomani non ci sia stato un solo grido d'allarme, non una sola persona autorevole a condannare quell'atto barbarico, e né nessuno, né la società civile, né gli intellettuali, né i partiti politici, né tantomeno la Chiesa Cattolica. Il Papa non ha detto nulla su queste cose, e questo dispiace. E io direi anche di procedere immediatamente
alla costituzione della Consulta Romaní. Che cos'è? Dovrebbe essere un organo che dovrebbe proporsi come interlocutore tra le istituzioni, il mondo rom, il mondo dell'informazione, il mondo della cultura, per essere un soggetto credibile, per essere veramente artefici della risoluzione dei problemi dei rom e sinti, costituiti, ripeto, dalle organizzazioni storiche, dall'intellettualità romaní, dalle organizzazioni di rom e sinti che sono ormai autonome, sono maturi per far questo. Grazie ragazzi e ragazzi che siete venuti a presentare questo povero che abbiamo fatto qui. Per nostri tutti i figli che sono diritti a avere la cittadinanza italiana perché sono cresciuti in Italia e perché hanno fatto le scuole, abbiamo fatto noi le mamme tanti sacrifici per mandare i bambini a scuola per avere un'opportunità più cara e più bella di nostra che abbiamo noi vissuto, nostri antenati. E noi vogliamo di nostri bambini che possono avere la cittadinanza italiana o che mettano regolazione ai nostri figli perché hanno fatto tante le scuole, hanno fatto fino alle terze medie. Demasiado tiempo nos hemos quedado solos sin saber nada. A me mi fa piacere di essere qui, di vedere tante persone che sono unite con noi e che ci danno una mano, una forza per dire, per aprire la nostra voce per il popolo, praticamente anche per i governatori, quelli che governano il popolo. Praticamente noi non è che vogliamo qualche cosa chissà che, noi vogliamo unica cosa, nel nostro sogno sarebbe avere i documenti per i nostri figli, avere la cittadinanza per i nostri figli. Praticamente loro non devono combattere i rom, devono combattere la mafia, la 'ndrangheta e la camorra, non che combattano i rom. E praticamente i nostri figli, e concludo con questa cosa qui, i nostri figli sono nati in Italia, frequentano le scuole, hanno il diritto della scuola, hanno frequentato tutte le scuole, alla fine quando avranno bisogno del lavoro, dovranno andare a rubare o dovranno lavorare? Te cantamos flamenco, música en cada una siempre tiene sus raíces. Hace 30, 40, 50 años, España era igual que aquí en Italia ahora. Igual, exactamente igual. Pero se empezó un movimiento asociativo gitano, desde los gitanos, para los gitanos y con gitanos, y ha cambiado mucho España. Porque tenemos que darle gracias a los gachés, a los no gitanos, por las muchas cosas que han hecho en favor de los gitanos. Pero también hay que decirle a esos queridos hermanos nuestros gachés que nos cedan el testigo para que seamos nosotros, los gitanos, los que defendamos las ideas y las necesidades y las reivindicaciones de los propios gitanos, con la ayuda de ellos, pero los gitanos. A
hay algo más que también no me puedo marchar sin decir, y quiero ser breve. De nada sirve reivindicar los derechos de los gitanos si los propios gitanos no cumplimos con nuestras obligaciones. Los niños al colegio. Los niños a los institutos. Los niños a las universidades. Y mañana esos niños serán gitanos como los que estamos viendo ahora en España. Abogados, médicos y de todo tipo de profesiones liberales y no liberales. Y sobre todo, políticos que defienden su propio pueblo desde el sitio más importante, que es donde se hacen las leyes y donde se gobierna al propio pueblo. De nada sirve, está llorando. La molinera tiene una llave con la que cierra, con la